Conferenza stampa, Massimiliano Allegri, presentazione Juventus Lecce Serie A 2023-2024. Iniziamo subito perché ci sono tante cose da dire. Va giocata una gara per tornare alla vittoria, per cancellare la brutta sconfitta di Sassuolo. Domani è molto importante il supporto del tifo, perché veniamo da una brutta sconfitta. Non sono d'accordo però sulla brutta prestazione. Veniamo da una serie in cui ci sono stati degli errori che nell'arco di una stagione possono, speriamo, capitare una volta. La squadra era partita bene, aveva anche giocato un buon calcio all'inizio. Poi c'è stato questo errore di Tech, anche se l'avevamo rimessa in piedi. Non abbiamo fatto bene negli ultimi 20 metri. Abbiamo spaccato la partita e poi ci sono stati troppi errori che hanno cambiato il risultato. Detto questo, dobbiamo continuare a lavorare, rimanere in equilibrio, pensare a vincere domani, che non sarà facile. Il Lecce è l'unica squadra, insieme all'Inter, ancora in battuta. C'è già una contraddizione di Massimiliano Allegri, che l'altra sera a Reggio Emilia dopo la partita aveva detto non l'abbiamo approcciata bene. Oggi invece dice che in realtà non è vero che la Juve non ha fatto una brutta prestazione, è che l'approccio c'è stata, la prestazione c'è stata e che poi quell'errore ha messo tutto in discussione. Il fatto che nell'analisi non venga messa nulla che c'entri con quello che è la gestione del pallone, ma che ci si limiti soltanto agli errori e al fatto di sottolineare come negli ultimi 20 metri non si sia fatto bene, e il fatto di voler continuare a ribadire che bisogna lavorare e rimanere in equilibrio, fa pensare che le cose non potranno cambiare. Io l'anno scorso, intorno a questo momento, in realtà qualche settimana prima, ma con la Juve che aveva già giocato due partite di Champions League, vi avevo detto che avrei cambiato allenatore. Qualche settimana fa invece vi ho detto che prima di chiedere il cambio in panchina da parte della Juventus nei confronti di Allegri, aspetterò un attimo perché ci sono soltanto partite di Serie A da giocare e la Juve era anche partita bene. Però io credo anche che sia necessario che ogni componente della Juventus vada a fare quello che deve essere il ragionamento più intellettualmente onesto possibile, perché se l'analisi della partita da parte dell'allenatore è semplicemente abbiamo perso perché il portiere ha fatto un errore e negli ultimi metri siamo stati imprecisi, io lo leggo come un scarico assolutamente tutte le responsabilità sulla squadra, sui giocatori singoli. E Allegri in questa conferenza stampa è andato spesso e volentieri a sottolineare come più che la partita ci sia da analizzare degli errori dei singoli. Allora mi chiedo, quando vinciamo le partite con delle giocate dei singoli, non c'è da evidenziare i meriti magari dell'allenatore che ha preparato la partita, ma solo dire bravi i giocatori che hanno fatto gol, o fatto l'assist, o procurato il rigore? Perché a volte mi chiedo veramente qual è nella testa di Massimiliano Allegri il valore che si dà al suo stesso mestiere. Perché quando vinceva era bravo lui, adesso che perde sono scarsi i giocatori. E a me, sinceramente, queste cose fanno un po' venire la pelle d'oca. A livello psicologico, valuterò più che altro oggi l'allenamento a livello fisico. Gatti ha circa 20 partite nella Juventus, deve rimanere sereno e tranquillo. In carriera a questi livelli, nel calcio che conta, e soprattutto la Juve, capiteranno altri errori. Magari non come l'altra sera, ma ci saranno. Dovrà stare sereno, lavorare e migliorare. Szczęsny è il portiere titolare, domani giocherà, ma per lui è importante. Abbiamo un problemino con Ken che si è fermato ieri per un problema alla tibia di tempo fa e che ogni tanto viene fuori, dobbiamo valutare oggi, ma gli altri stanno bene. Non ho ancora deciso la formazione, a distanza di 3 giorni dobbiamo valutare le condizioni fisiche. È un po' il discorso che vi facevo nel video di stamattina. È un vantaggio giocare ogni 7 giorni. Per ovvie ragioni, dato che oggi dobbiamo valutare alcuni giocatori fondamentali come Chiesa e Vlahovic per le condizioni fisiche. Domanda interessante di Romeo Agresti, che chiede: Mister, ma questa Juve ha problemi di leadership? Risposta strana, secondo me, da parte di Allegri, perché dice assolutamente no, su questa cosa dei leader abbiamo Danilo, lo stesso Szczęsny e Sandro che sono d'esperienza, anche Rugani è cresciuto molto. Abbiamo perso in esperienza, abbiamo acquisito in velocità, entusiasmo e spensieratezza. Purtroppo bisogna continuare a lavorare in equilibrio, sapendo che possono capitare situazioni come l'altra sera. L'altra sera erano situazioni singole e non di squadra. Conoscendo i nostri limiti, devono diventare punti di forza. Possiamo solo che crescere, ma se non abbiamo un equilibrio all'interno che ci permette di lavorare,
sopra una brutta sconfitta, diventa un problema perché entriamo sulle montagne russe. Dobbiamo avere il desiderio e la voglia di ottenere il massimo dei risultati perché siamo la Juventus. Attenzione, 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 ci torniamo. Alla Juventus c'è l'obbligo di ottenere il massimo dei risultati e su questo dobbiamo lavorare. Ci sono grandi pressioni e grandi senso di responsabilità. Per stare a Juve tanti anni, oltre alle caratteristiche tecniche, servono responsabilità e convivere con la pressione. Sono cose belle, avere pressione è stimolante. La squadra va a fare un percorso. Sono state fatte scelte importanti l'anno scorso con la società per dare un futuro alla squadra. Non solo in questo campionato, ma anche in futuro. C'è da lavorare. I ragazzi devono rimanere concentrati e sereni. Domani abbiamo un'opportunità per ribaltare la situazione. Allora, parto dalla domanda di Romeo. C'è un problema di leadership nella Juve? Risposta, no assolutamente. Per poi concludere che effettivamente sono state fatte delle scelte con la società, quindi lasciare andare giocatori di esperienza per dare un futuro a questa squadra. Risposta, no assolutamente, ma poi faccio capire che effettivamente ci sono dei problemi di leadership perché cito 3 giocatori e mezzo. Quindi anche qua secondo me Allegri ha fatto trasparire un po' quella che era la paura che vi dicevo nell'ultima conferenza stampa, in cui vi dico, secondo me ragazzi, Allegri ha paura di questa squadra. Cioè io in questo momento vedo Allegri terrorizzato per questa stagione, e secondo me ce lo fa capire anche con la risposta che darà più avanti sul discorso relativo all'ingresso Champions. Io credo che Allegri sia terrorizzato, credo veramente che Allegri abbia una paura fottuta di questa stagione. Però oggi ho detto una cosa diversa e questa me la voglio sottolineare, perché questo è quello che deve dire l'allenatore della Juventus e sono assolutamente d'accordo. Non so se l'ha creata lui questa volontà di dirlo, se gli è stato imposto, però Allegri dice, giustissimo, giustissimo, dobbiamo avere il desiderio e la voglia di ottenere il massimo dei risultati perché siamo alla Juventus, alla Juve c'è l'obbligo di ottenere il massimo dei risultati. Criticavo l'affatto che si parlasse del minimo, invece Allegri giustamente adesso parla del massimo, e questo è il messaggio che deve passare, perché lo stesso Allegri dice quest'anno abbiamo perso di esperienza ma abbiamo guadagnato di entusiasmo, e nell'ultima conferenza stampa condannava un po' quell'entusiasmo, diceva che poteva essere un problema. Nel video di stamattina invece vi dicevo che la Juve ha bisogno di entusiasmo, e quindi mi piace che l'allenatore vada a rimarcare questa cosa, non dobbiamo porci limiti. L'obiettivo deve essere massimo, perché la Juve si fa sempre il massimo. La parola minimo alla Juve, a maggior ragione inizio stagione, non può esistere. Cioè l'obiettivo minimo alla Juve lo puoi tirar fuori a fine stagione, quando hai fallito gli obiettivi. Perché la Juve ci sono degli obiettivi che non sono obiettivi massimi. Se poi a fine anno li hai falliti e puoi raggiungere solo quelli minimi, allora raggiungi quelli minimi. Però partire inizio anno ti crea una situazione di sterilità dal punto di vista dell'entusiasmo, e secondo me questa cosa non va bene, non funziona. Quindi apprezzo che oggi invece Allegri abbia cambiato questo tiro e spero che possa cambiare ulteriormente più si va avanti, perché è quello che serve sentire ai giocatori. Le difficoltà di domani sono quelle di una squadra solida con un ottimo allenatore come D'Aversa. Sono molto bravi a giocare con dei giocatori tecnici e giocano in modo solido. Corvino è molto bravo, uno dei più esperti, che riesce a fare buone squadre, si sono salvati l'anno scorso, sono rimasti in Serie A e stanno facendo bene. Il campionato è quello che ho sempre detto, Inter, Napoli e Milan sono sopra le altre. L'Inter sta meritando il primo posto, noi dobbiamo essere bravi a lottare per i primi 4 posti. Sarebbe un risultato importante senza porsi limiti per squadra e società. Quando si apre, si chiude e si apre un ciclo, giocare a Champions è molto importante. Credo che entrare nei primi 4 posti per l'anno prossimo sia importante sotto tutti i punti di vista. Su questo ci torniamo, ma la frase senza porsi limiti è importantissima ed è giusto che Allegri la dica. Yıldız torna da un bellissimo gol che ha fatto con la Next Gen. Sono molto contento per la vittoria dopo 3 sconfitte. Hanno fatto una bella vittoria con un ragazzo molto bravo a giocare e che mi piace molto. Rugani e Milik stanno bene. Con Ken fuori devo valutare le condizioni di Chiesa e Vlahovic. Un dei due potrebbe partire dalla panchina anche in vista a Bergamo. In questo momento Chiesa sta facendo molto bene. Si è calato nel ruolo ed è sempre più dentro la partita. Penso che possa solamente che migliorare. Per me sono ritmi molto alti, forse impossibili da tenere. Quindi credo, anzi temo, più che migliorare Chiesa possa peggiorare questo rendimento. Però questa magari è una mia paura dettata dal fatto che Chiesa mi sembra quello che va di più degli altri, troppo di più degli altri. Sono dei ritmi francamente impossibili a conservare. È consapevole nel nuovo ruolo che ha. Dovrò valutare, perché hanno speso molto sabato sia lui che Vlahovic, e come sempre i cambi faranno la differenza. Qua c'è una domanda
interessante, con una risposta altrettanto interessante. Perché gli dice Allegri: non è che se dico alziamo l'asticella miglioriamo, dobbiamo migliorare sul campo. Allora io controbatto dicendo: non è che se dico abbassiamo l'asticella peggioriamo o miglioriamo. Cioè, tenendo basso l'entusiasmo non è che migliori, così come tenendo alto l'entusiasmo non è che migliori. Però dal punto di vista comunicativo è molto più importante dire: non ci poniamo limiti, dobbiamo ottenere il massimo perché siamo la Juventus, come detto oggi, che apprezzo. E infatti dice oggi: i nostri limiti devono diventare i nostri punti di forza. La realtà è che sulla carta tre squadre sono favorite per lo scudetto. Non vuol dire che ci fermiamo al quarto posto. L'obiettivo è entrare nelle prime quattro, poi quarto, terzo, secondo e primo lo vedremo. Questo deve dire. Questa è la risposta giusta. Questa è la risposta che voglio sentire. Non ci poniamo limiti. Possiamo arrivare dal primo al quarto. L'obiettivo è arrivare in Champions, ma non significa arrivare quarti, anche se ci sono delle squadre che stanno meglio. Poi, sulla carta, dice giustamente, perché il campo è tutta un'altra roba. Però sulla carta, nelle ultime stagioni, il Milan non era la scudetto, il Napoli non era la scudetto, l'Inter è sempre stata la scudetto e la Juve aveva una squadra che doveva andare ben oltre i quarti posti. Poi c'è stato un lavoro appunto di campo. Ed è giusto ed è logico che Allegri queste cose lo sappia e le dica in un certo modo. Mi è piaciuta decisamente di più oggi la comunicazione di Allegri sui quarti posti. Sempre il massimo, senza porci limiti. Queste sono le frasi giuste da dire se vogliamo parlare della corsa Champions. Però poi ecco che mi viene fuori il discorso che vi facevo prima, in cui secondo me Allegri ha paura di questo campionato, perché dice: abbiamo la Roma, che è comunque una squadra che lotterà per la quarta posizione, l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina. Non è semplice. Quando cambi, apri un nuovo ciclo, i pericoli di star fuori dalla Champions sono tanti. Noi dobbiamo stare calmi e focalizzati. Strada facendo, poi vedremo se siamo in grado di rimanere davanti. Avevamo la possibilità a Reggio Emilia di andare in testa anche solo per una notte e non ci siamo riusciti. Sognare è bello, ma poi stringi, anzi, desiderare è bello, desiderare ti porta a raggiungere gli obiettivi. Sognare non ti porta da nessuna parte, è bello da raccontare. Qua io avverto tutta la preoccupazione dell'uomo Massimiliano Allegri nei confronti del suo lavoro, perché sicuramente la Juventus quest'anno non gli avrà chiesto di vincere lo scudetto, ma gli avrà chiesto di fare una stagione all'altezza del nome Juventus con una sola competizione a settimana. E lui, da parte sua, secondo me, ha paura effettivamente che con questa squadra, perché lui avverte poca leadership e poca tecnica nei confronti invece di squadre più attrezzate, non sarà in grado di raggiungere nemmeno le prime quattro posizioni. E quindi te lo dice da oggi: sarà difficile, ci sono tante squadre, non è facile. Quando cambi, il pericolo di star fuori dalla Champions c'è, è concreto, è qui. Secondo me Allegri è preoccupato, molto preoccupato. Secondo me Allegri ha paura, molta paura. Per quello ti parlava di obiettivi minimi all'inizio. Però apprezzo il fatto che oggi invece ti parli di non porti limiti e di dare il massimo alla Juve. Questo assolutamente sì. E poi gli chiedono un'altra domanda interessante. Ha detto mister che questa sconfitta sarà di lezione, e allora voglio sapere qual è la lezione dopo questa sconfitta, se i giocatori l'hanno capita. E qua invece ha dato una risposta un po' da paraculo, perché dice: non è questione di lezione, domani abbiamo un'altra partita, un'altra opportunità, trasformare gli errori in una possibilità di crescita, dovremmo essere bravi, domani lo vedremo. Però qua, ma come? Lui stesso dice che deve essere una lezione, poi gli chiedono qual è la lezione, dice: non è questione di lezione. Vabbè, meraviglioso. È un percorso che Dujan deve fare di crescita per trovare un equilibrio. Nel calcio non tutto può andare bene o male. Nella partita ci sono palloni e palloni. Bisogna rimanere in partita rimanendo concentrato senza innervosirsi. È un calciatore importante e straordinario che deve migliorare sotto questo aspetto. Da qualche anno sarà un giocatore completamente diverso. Poi non è che è una scienza esatta. C'è chi cresce prima e chi cresce dopo. Altrimenti la media è di 26, 27, 28 anni, dove si raggiunge la maturità. Non è una roba di ora, ma una di quando è nato il calcio. Io quest'ultima frase, devo dirvi la verità, non ho assolutamente capito cosa volesse dire, però la lasciamo lì. Non dobbiamo pensare negativo, ma propositivo. Credere più che pensare, credere in quello che stiamo facendo, credere che l'altra sera abbiamo pagato con gli errori singoli. Soprattutto Szczęsny è un portiere di livello europeo, l'ha dimostrato la Juventus, ha avuto una serata storta. Sì, però qui quello che deve passare è che la Juventus non vince contro il Sassuolo mica solo per gli errori di Szczęsny. È questo che dico, un po' di autocritica e di onestà intellettuale bisogna averla, perché sennò la lezione non la impariamo. Per forza poi non è questione di lezione, se non vogliamo apprenderla tutti. Perché ognuno ha una responsabilità all'interno della squadra.
chi dal campo, chi da fuori dal campo, ognuno ha una responsabilità. La squadra l'ho trovata motivata e dispiaciuta, arrabbiata per quanto è successo. Domani faremo una partita con più attenzione. Le avvisaglie, era stata tutta la settimana, un po' di euforia che veniva dalla vittoria. Abbiamo provato a porre rimedio, ma poi c'è il campo e il calcio non è una scienza esatta. Dobbiamo riflettere tutti insieme, me compreso, sulle soluzioni alternative rispetto alla serata di Sassuolo. Cioè, o è una supercazzola, o è un messaggio criptico, perché è successo qualcosa che noi non sappiamo. Perché le avvisaglie, tutta la settimana di euforia che veniva dalla vittoria, abbiamo provato a porre rimedio a che cosa? L'euforia? Porre rimedio all'euforia? Cioè, se uno fa il suo mestiere con gioia, è perché nell'ultima partita ha fatto molto bene e si vuole seguire quella linea, non cioè, porre rimedio vuol dire cosa? Tagliare l'euforia e quindi caricare di negatività l'ambiente? Allora la negatività di Reggio Emilia è stata qualcosa che è stata inserita dallo staff? Vorrei capire questa cosa qui, perché è una frase che o non ho capito io, e ci sta, e allora aspetto la vostra lettura qui sotto nei commenti, o una supercazzola, o qualcosa che noi non sappiamo, non ci è stato detto, non è stato riportato sui giornali, e quindi non possiamo comprendere. Bisogna abituarci e adattarci, sapere che abbiamo una possibilità settimanale di trasformare il lavoro in una vittoria o in una prestazione all'altezza. Le attenzioni devono essere sempre massimali. La sconfitta di Reggio Emilia non la possiamo cambiare. Dobbiamo soltanto guardare le prossime due gare. Abbiamo affrontato ieri il Rugno nelle tematiche della partita con il Sassuolo, soprattutto con la presenza, con la testa che ha fatto la differenza. E io, sinceramente, in una squadra come la Juventus, che è il non plus ultra in Italia, che ha fior fior di professionisti in questo settore, ha dei match analyst di livello assoluto, ha delle attrezzature all'avanguardia, non posso accettare che la riunione post partita il giorno dopo la sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo, che non è né l'Inter né Milan né il Napoli, che sono le squadre migliori, l'output sia solo non c'eravamo con la testa. A maggior ragione se hai avuto una settimana di tempo per prepararla. Cioè, questo è proprio sbagliato di principio. Cioè, se l'unica risposta è non c'eravamo con la testa, il portiere ha fatto un errore, non stiamo facendo il nostro lavoro in maniera onesta, non lo stiamo facendo, e pubblicamente dire queste cose secondo me è mettere in difficoltà il portiere, mettere in difficoltà il difensore e mettere in difficoltà tutta la squadra. Perché allora o sbagliamo l'atteggiamento e quindi è un discorso di mentalità, o non abbiamo sbagliato l'atteggiamento e quindi non è una questione di mentalità, perché la partita l'abbiamo fatta? Cioè, qual è l'analisi di Allegri? La partita l'abbiamo fatta sì o no? L'atteggiamento l'abbiamo sbagliato sì o no? È stata una roba mentale sì o no? Perché a seconda di che cosa gli chiedono, la risposta è una differente, che va in contrapposizione con quell'altra. E ci può stare, se prende in esame che ci siano più componenti, come vi dicevo io, la componente sugli errori dei singoli, la componente mentale, quindi di leadership, e la componente tattica, perché la Juventus è una squadra che non sa che cosa fare quando ha il pallone. Però se prendiamo in considerazione solo le altre due, perché ci fanno più comodo, perché così andiamo a mettere il nostro lavoro al riparo, non stiamo lavorando in maniera onesta, non siamo onesti intellettualmente. Perché poi Allegri dice, ripeto, con il Sassuolo non abbiamo fatto una brutta partita dal punto di vista tecnico, abbiamo difeso male, ci sono stati gli errori dei singoli che sono inspiegabili. Ma mister, c'è stato solo quello o c'è stato anche il fatto che Bologna e Matheus Enrique e Bairami sembravano Casemiro, Kroos e Modric nei confronti di Locatelli, Rabiot e Miretti? È stato solo quello o è stato anche il fatto che la Juventus non è stata praticamente mai in grado di costruire un'azione palla terra con più passaggi per arrivare in porta e concludere in maniera pulita? Perché anche il gol di Chiesa, arriva da un arrembaggio di confusione, perché in questo la Juventus l'abbiamo vista tante volte, invece nel cercare di amministrare, costruire, magari come facevano i giocatori del Sassuolo col tridente alto e poi palla in verticale a tagliare fuori per giocare uno contro uno, perché non lo vediamo mai? Perché non ci lavoriamo su queste cose? Allora dobbiamo lavorare, però forse dovremmo lavorare anche su cose sulle quali non abbiamo mai lavorato negli ultimi anni, che per l'allenatore non sono mai state importanti, ma che in questo momento probabilmente vanno messe in campo nel lavoro settimanale. Perché sennò se si lavora sempre su
cose e non si lavora mai su altre cose, l'output diventa questo e poi faccia l'analisi dicendo vabbè, colpa del portiere, colpa del difensore, colpa degli errori, colpa dell'atteggiamento, colpa della mente, colpa dell'entusiasmo e dell'euforia. Però non stiamo facendo un'analisi tecnico-tattica di calcio, stiamo facendo un'analisi da bar. Cioè, detta come vuol detta, è un'analisi da bar. È l'analisi che si fa il lunedì sera mentre ci si cambia, ci si mette i calzettoni per giocare la partita amatoriale. Oh, hai visto che cazzata ha fatto Gatti? Si è fatto autogol. Visto che cappella che ha fatto Szczęsny? Ha preso gol. Lo può fare l'allenatore della Juventus pubblicamente. Perché non stai aiutando tanto i tuoi giocatori. E allora se vogliamo fare l'analisi fatta bene, prendiamo in considerazione tutto. Non solo quello che ci fa comodo. Siamo la Juventus ed è bello convivere con pressioni e senso di responsabilità. Su questo bisogna lavorare. Bisogna anche lavorare sull'assumersi però le responsabilità. Perché in 2 anni un po' non ho mai sentito fare dei mea culpa. E non credo che non ci siano mai state delle responsabilità. Non credo affatto. Speriamo di inanellare il prima possibile. Lavoriamo per questo. Lavorare. Domani è difficile contro una squadra tosta che ha subito pochi gol. Noi dovremo avere rabbia e determinazione di ribaltare l'episodio negativo di Sassuolo. E con questo concludo. Buon pranzo. A domani con il match day di Juventus Lecce.